Bene ragazzi, non so se potete sentire i tuoni da incubo, i fulmini, le saette, il diluvio. E proprio questa notte, e non è in post-produzione questo rumore, e vi racconterò un racconto di Isacco Turina, una raccolta di racconti di cui mi ha colpito soltanto principalmente la ginestra, forse tema leopardiano. Comunque, la ginestra racconta di persone in panico durante un diluvio dentro un supermercato. Il supermercato è appunto già per Marc Augé, il sociologo, l'antropologo, un non luogo, appunto perché viene raccontato benissimo in questo racconto in cui vi leggerò qualche stralcio, qualche passaggio. E diciamo che intanto il non luogo può diventare un luogo per qualcuno, però normalmente è il luogo del transitorio. Non perché appunto la vita umana sia transitoria, ma è proprio il luogo del centro urbano, fuori dal centro urbano, cioè l'aeroporto, la stazione, il supermercato, cioè è dedicato a consumo di oggetti. E mentre tra i vari soggetti all'interno probabilmente non c'è rapporto. Dice il racconto: le persone qui dentro sono un popolo disperso e muto, tremendamente muto. Le merci dal canto loro formano invece un'armata compatta e loquace. È evidente che una qualche forma di legame sociale può emergere ovunque. I giovani che si incontrano regolarmente in un ipermercato, per esempio, possono fare di esso un punto di incontro e inventarsi così un luogo. Non esistono luoghi o non luoghi in senso assoluto. Il luogo degli uni può essere il non luogo degli altri e viceversa. Forse ora capisco il titolo della ginestra, che come nella poesia di Leopardi resiste e cresce anche sui cigli dei vulcani, quindi cresce anche nella sabbia e addirittura, nel caso di quella poesia, tra il magma spento. Comunque, sorge un'alba priva di vento, senza pioggia, i clienti fanno colazione, caffè solubile, latte yogurt, colti dagli scaffali come frutti dei rami. E ovviamente in questo caso, chiedendosi quello sia lo shopping center La Ginestra, che è appunto il nome del supermercato. E un colpo di teatro di Turina, appunto, di Isacco Turina, che rivela il nome del supermarket. Comunque si chiede perché, appunto, continua il racconto, la natura dovrebbe accanirsi a sfiancare così il loro rifugio sulla terra fino ad annientarlo. Il supermercato non è stato sempre un recinto sicuro, una baia confortevole dove trascinarsi per ore, vivendo l'ebbrezza di sentirsi padroni del mondo e di tutto ciò che ha da offrire. Cosa può esserci di male in questo agio innocente? Perché tanta rabbia? Ovviamente qui c'è anche un sottinteso critico saggistico riferito alla natura della merce e anche a una certa attenzione per il consumismo e l'ecologia di l'interesse per Marx ed Engels. L'animale si limita ad usufruire della natura esterna. L'uomo la rende utilizzabile per i suoi scopi modificandola, la domina. Questa è l'ultima essenziale differenza fra l'uomo e gli animali. E quindi dice: ma il consumismo è tanto demonizzato, deprezzato, però rende all'uomo la possibilità di utilizzare per i suoi scopi la natura, di modificarla. Beh, non aduliamoci troppo tuttavia per la nostra vittoria della natura. La natura si vendica di nostra vittoria. Appunto, ci sono per esempio dei simboli dell'abusivismo edilizio che sono descritti dentro questo romanzo. E poi
il cane dell'homeless, cioè di fronte al supermercato. E questo, quante volte abbiamo visto questi paesaggi? Bisogna dire che c'è un conflitto tra esterno e esterno, cioè quest'ordine dentro il supermercato di tutte le merci appaiate e perfettamente a posto, congelate, banane, eccetera, e fuori il diluvio. Quindi è un pochino ricorda anche Jukebox all'introgeno di Ginsberg, dove si vede Walt Whitman, appunto, che dice: "Ti ho visto, Walt Whitman, senza figli, vecchio mangione solitario, frugare fra le carni nel frigorifero, occhieggiare i garzoni del droghiere. Ti ho udito fare domande a ciascuno: chi ha ucciso le cotolette di porco? Quanto costano le banane? Ho girato fra le pile di scatolame luccicanti, seguendoti, seguito nell'immaginazione dal poliziotto del mercato. Abbiamo camminato insieme lungo i passaggi aperti della nostra fantasia solitaria, assaggiando carciofi, possedendo ogni leccornia congelata e senza mai passare davanti al cassiere." Quindi questa è una poesia, cioè è una parte della poesia Jukebox all'idrogeno di Whitman, cioè di Ginsberg, in cui Whitman, cioè in cui Ginsberg immagina di incontrare Whitman. E praticamente allora questi qua dormono dentro il supermercato nel racconto, e quindi si problematizza ovviamente il consumismo. E tra l'altro questo autore è autore di anche una raccolta di poesie, no, Non sulla luce, il titolo Destini minori, per un'altra casa editrice, mentre no, Non per la luce, una cosa del suo genere, è per l'Ulivi, Ulivo Edizioni. E poi ha scritto anche una serie di saggi, appunto, Chiesa e biopolitica, e anche un saggio riguardante sempre, appunto, i nuovi eremiti, la fuga mondi nell'Italia di oggi, nonché appunto questo delle merci, appunto raccolta dei racconti, che si chiama Elogio delle merci. In realtà sono queste tre storie che abbiamo detto. E la terza è Il Custode, che ora andrò a leggere. E magari Il Custode, appunto, si apre con questo esergo di Groucho Marx: "Papà, è arrivato l'uomo della spazzatura, digli che non ne vogliamo." E va bene, poi un altro giorno magari parleremo di questa storia. Ciao ciao. Non perdetevi questo nuovo autore anche nelle sue poesie e quant'altro.